No! No, Paolo di Foden! Allora, come ti ho insegnato? È per voi! No! No! Non c'è distinzione, sono tutti uguali, siamo tutti uguali. Paolo! Dicono che io l'ho tirato in porta con un pugno, ma... Signori e signori, bentornati qui oggi sotto il cielo di Pozzuolo oggi. E oggi è particolare perché per la prima volta, signori, non una persona, bensì una comunità intera. Signori, la comunità di Don Roberto del Chiappeto, tutti insieme da Genova. Signori, letteralmente un oratorio. Fatemi un applauso. Perché ognuno di voi calcerà non so quanti rigori, ma tutti quanti farete a giro la rotazione. E praticamente sarete un ente unico, per la prima volta una roba del genere. Un ente unico. Il problema è, lo dico sempre, è far gol. Ma pare quello. Il problema è se affonda uno, affondano tutti. Esatto. E non è il problema. Però se vico tutti, vico tutti quanti. Quindi, ragazzi, è vero. Come siete messi a rigori come comunità? Siamo abbastanza. Insomma, cioè, ne abbiamo presi tanti anche. tanti. Diciamo che siamo invitati a prenderle e anche un po' a darle. Diciamo. Faremo del nostro meglio. Secondo voi chi è il miglior rigorista fra tutti? Lui è il mister. No, è il mister? No, non posso calciare io. C'ho la frase. Dicono tutti così. È umile. Calciano tutti qua, ma anche con l'altra frattura. Calcia di più. Per tirare d'effetto si è tagliato un dito. Come Roberto Carlo. Ragazzi, qua una volta che si entra si torna più indietro. Tra i ragazzi più giovani, quello forse più forte che c'è qua è Nico. Però qua non si parla di forza, qua si parla di pressione, qua si parla di freddezza. Poi c'è la pressione. Poi salendo Ginevra abbiamo loro che sono formidabili. Poi ci abbiamo anche la vecchia gloria. Signore, abbiamo pure, c'è anche Jackson che è apparso in mezzo alla comunità. Io sono la vecchia gloria. È lui la vecchia gloria, ragazzi. C'è anche Jackson nel mezzo, signori. Quanti gol volete fare? E questo è importante. Si pronuncia il gol. Su 50 è pesante con tutti. Allora, punterei a un numero simbolico, 33. Signore, l'ultimo di Dan che ha fatto 33 l'ultimo, quindi in teoria. Quindi vi inviterei, se arriviamo a 33, a sbagliarli tutti. Ragazzi, gli anni di Cristo, vedremo se arriveranno anche per voi. L'importante è non sotto i 25. Ce la fate? Dai, ci proviamo. Signori, il primo mandante lo vedremo. Intanto vi lascio i guanti cabine di energia, selezionate il primo, poi il secondo e il terzo. Per dare il via al percorso, per dare il via, padre Roberto da Genova. Oh! Vai, ti tocca. Come ti chiami? Lorenzo dal PSG, signori. Dopo la cessione di Mbappé, Lorenzo. Vai, Lori. Che si leva la maglia. Si leva la maglia, non la vedono. Ma bravo, vai, torna a rimetterti la felpa, torna, con la maglia di Cristiano sotto. Guarda. Signori, quello dei più giovani, con la maglia del Tottenham, con la felpa del Tottenham, come ti chiami? Francesco, lo segni? Vai, Franci! Francesco, non puoi sbagliare. Non è vero. Vabbè, meno male. Bravo! Vado io. Fa le papere. C'è la comunità che... Attenzione, Foden! Ho visto lo dire, Cristian. Signori, Phil Foden, il più forte della community. Come mangio? Fare parte lui! No! Paolo di Foden! Paolo di Foden si stappa! Arriva anche il Liverpool! De Luca! Quanta gente c'è? Come ti chiami? De Luca! Signori, un altro talento del PSG! Marquinhos? Come ti chiami? Edoardo! E lui! Retegui! Attenzione, Retegui! Parte Retegui! No! Paolo Maurizio! De Silverio! Paolo, via con me! Figlio, fratello di Maradona! Stavolta la felpa arriverà al mercato! Di Genova! Signor Paolo! Come ai vecchi tempi! Non può sbagliare! No! Paolo, questa era buona! Questa era buona! Signor Carlo, ora! Signori! Perché già la prima serie devo vedere queste cose? Allora, come ti ho insegnato? Vai Carlo! Vai Carlo! No! Messi su! È per voi! Signor Carlo! Penso che dovrei annullare qua tutto e cancellare, però vabbè. Oh mio Dio! Con la maglia dell'Al Nassr! Che non sono neanche dell'Al Nassr! Come ti chiami? Che sono Riga! Riga! Come ti chiami? Riga! Riga, come la riga per terra, riga! Riga nell'Al Nassr!
è appena tornato all'allenamento con Cristiano. No! 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 Come ti chiami? Riccardo! Riccardo, non puoi sbagliare, è per il quinto. Bello però, Ricky! Ipnotizzato, 2-4 gol. Per ora stiamo andando un po' maluccio. E anche la tecnica di Jackson che ha funzionato per adesso, però. È imbarazzante. Sì. Allora, siamo a 4 su 10, non va bene, bisogna migliorare. Bisogna superare la metà, bisogna stare sopra la metà. Don, cosa dice? No, direi che siamo su una media da retrocessione. Da retrocessione, bisogna riprendere. Ha fatto gol, io farei tirare almeno 5 tiri lei. È quello sicuro, ma io vorrei far vedere almeno 3 tiri suoi. Saverio, no, se la sete fa tre tiri. Scarpette. Ma in oratorio si giocava anche peggio di scarpette. Saverio, non può dirmi questo, Saverio. Signori, se la sete tirare 3 di fila. Signori. Saverio, l'uomo mandato da Dio. Col dolce vita! Non vedi, oh, le piazza, Saverio! Forza! Niente, 2. Signori, Saverio si deve. Ci vuole la carica! Saverio! 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 Va bene. Signori, chi non muore si rivede. Ne faccio tre io. Ne fa tre Paolone. Ne fa tre Paolone. Paolone, il primo ha preso un palo. Prego. Bella! Signori, mentre la gente festeggia, Paolone non sorride. Eh no. Non può sbagliare per pareggiarla questa. No, aspetta, manca qualcuno per lui. La ragazza. Il mister. Come ti chiami? No. Una sola, dai. No, dai, vieni, Vale. No, vale. Vale. Come ti chiami? Valentina, piacere, benvenuta nelle tenebre, raga. Prego. Ma c'ho tutte le cose in tasca. Non c'è distinzione, sono tutti uguali. Siamo tutti uguali. Gudmundsson. Parte lui. Non ci credo. Mamma Ragnar. Non ho capito, poi attraversa gol. Attenzione, arriva Cristiano adesso, Attenzione Cristiano. Cristiano. Cristiano, parte lui. No! Attenzione, rimando l'uomo, il gioiello dell'oratorio. Foden. Gli dice non sente, stai zitto. 8 su 20, bisogna migliorare. Bisogna essere sopra la metà, siamo solo 2. Quindi? E questa è la nuova serie. Ok, tipo arrivare a 8 su 20. Si prende la responsabilità di fare la serie? No, tutto no. Quante? 3. 3. 3. Però se le segni tutte e 3 continua a segnare finché non sbaglia. Attenzione, non c'è ricorsa. Prego, padre, non sbagli. Oddio! Padre, si deve impegnare però. Vado a vedere. No! Attenzione, calano le tenebre anche qua. Mani sul volto, non in simbolo di preghiera però stavolta. Ecco! Quarto rigore, no! Pugliese! No, attenzione! Nico, come stai a te? Traversa, non è gol, neanche per Pugliese. Cristiano, parte lui, Cristiano. Bello! E lo rifà! Bravo Lorenzo! Il Foden, parte lui. Traversa ancora! Dov'è il pallone? Signori, Foden ricade nell'incubo. Io voglio Riga, io voglio te, tu sei affascinante, vieni qua. Vai Riga! Guardala! Emirates Islamic, com'è? Di chi è dietro? Non c'è nessuno, non è nessuno. In teoria di Gabbiadini, ma non c'era il tizio che c'è stato. Di chi? Di Gabbiadini, signori! No, mamma mia, la mamma di Gabbiadini. Riga, si è tutti con te! Se segna Riga, viene giù tutta la comunità. Riga, parte lui! Riga! Riga, non mollare! Due. Bello forte, devi calciare Riga. Prendi la rincorsa. Riga, copri la rincorsa. Sei il Leclerc del pallone. Non vinco niente, quindi. Tira. Non vinco niente. Sì.
Siamo a 12 su 30. Mandi migliori. Mandi migliori. Mandi migliori. Allora, parte lui. Mandi migliori. Li selezioni già là in riga. Prego. Non riga riga. Vabbè. Dammene un altro, c'è già Cristiano. Gudmundsson. Prego. Gudmundsson, parte lui! Palo! Palo! Tutto bene! Palo! Parte Gudmundsson. E lo sappiamo già, signori. Ancora Cristiano, non gli basta! Non vuoi tirare senza felpa? Guarda là che se la toglie, guardate là. C'è tensione, guardate là! Tutta la comunità. Però intanto spiazzato, eh! Parte Cristiano! Bello! Dai che ti sei riscattato! Bravo Lorenzo! Ecco Foden, il gioiello che doveva risolvere la situazione! Fuori parte lui! Oh! No Foden! No! Devi fare scia adesso alla telecamera! Faglielo! 36-15! Faglielo! 36-15! Vai Digno! Reteghi, lo sai che non puoi sbagliare! E porti il peso di questa serie, prego. Guarda Daghi! E stavolta no! Vai Paolo, devi farli questi due! Paolone, non può sbagliare adesso, mi tocca impegnarmi, Paolone, perché qua stiamo rischiando di arrivare almeno all'ultimo posto, non va bene. Ragazzi, qua c'è una serietà diversa. Vai Paolo! E stavolta no. Cosa è successo? Attenzione. Ho detto che lei era fortissima fino a che non ha pestato un arbitro. In che senso? M'hanno squalificato nel 77 a vita. E ancora? No, nell'82 l'Italia ha vinto i mondiali, mi hanno riproposto per giocare di nuovo in campo. Sei stato l'armistizio. Un arbitro che purtroppo ha fatto anche adesso, io ho sbagliato. E non si fanno ste cose, assolutamente. Ma per che motivo? Cioè, ha fatto battere 5 volte un rigore, solo la quinta non è successo perché si è fermata la partita. 5 volte e non ha mai segnato? No, il problema è che il nostro portiere si è preparato. Questo qua non ha mai segnato la quinta. Faceva ribattere 5 rigori parati. Poi sì, l'ho spinto, cosa? Dicono che io l'ho tirato in porta con un pugno, ma invece l'ho soltanto spinto. Ragazzi, spettacolare. Lei sa cos'è la Ragnar League? No. potrebbe creare la squadra, lo sa. Quindi ha fatto praticamente... Il regalo 9 anni, no 5, 11 anni, 5 anni, 5. 77 82. 82, ragazzi, scusate, la matematica. Sì, perché ha vinto il mondiale d'Italia. E ha fatto la grazia, ha liberato i carceri. Quando l'Italia, no, quando l'Italia vince i mondiali c'è il condono per le squalifiche a vita. Veramente? Davvero? Sì. Ragazzi, quindi se credete nell'Italia nel 2024. No, non c'è il mondiale quest'anno. No, l'Europeo cosa fa? No, niente, ai mondiali ci dobbiamo andare. Comunque, ragazzi, non fatelo mai, è stato un mio errore. Don Trasisatome, né a casa, né a scuola. Sempre rispetto, sempre rispetto. Piuttosto mordetevi le labbra, non fatelo mai questa cosa. Io ho fatto o perlomeno aspettate l'anno dei mondiali e sperate che. Ma non affidatevi all'Italia, perché. Padre, se di solito chiama Dio, è il momento di farlo. Prego. Uno. Se lei invece ha un femore, lo tiri fuori adesso perché è il momento di tirarlo fuori. Devo tirare, tiri il femore, signori, dai. Come una volta, Saverio! Come una volta! Adesso mi sono scemo. Che gol! Gino, mi raccomando, arrivando il fratello di Jay Pata! Da videomaker! Siamo alla frutta! Prega anche lui! Dopo l'esperienza di Play to Give! Gino, parte lui! No! Roba rigore! No! Esistono talenti e talenti! E poi, ragazzi, abbiamo Gabbiadini Riga! Riga! Signori, stanno cadendo tutti. Ecco, è il gioiello. Non ha ancora sorriso. Reteghi. Serietà assoluta. Reteghi, parte lui. Matteo! Signori, questa era l'incrocio. È il momento di mettere la teoria nella pratica. La parola. Ci illumini. No! No! Dopo il daspo. Paolo. Vabbè, impazzivo io. Venga, lo so che è impossibile, però pensavo si buttasse. Vi racconto una storia.
Il tacchino mangia 364 volte l'anno, il 365esimo giorno pensa di mangiare e viene mangiato. Ecco, esempio tacchino, prego. Grande portiere. Signori, Andrea, attenzione! Per la prima volta nella storia! Te la senti? Te la senti? Non puoi sbagliare, eh? Non puoi sbagliare, questa, guarda che pesa tantissimo. Non puoi sbagliare, signori. Guardaccia! Jackson, cosa dici, Jackson? È gol! Oh, no, l'ha sbagliato! L'ha sbagliato! Naccia! Naccia! Le telefono sono andate anche per te, complimenti, Naccia, complimenti! Ti peserà vita! Lui poi sentiva! C'è chi lo aspettava da anni! Signori, l'uomo a cui hanno in modo prematuro si ripresenta una padre challenge! Maronno. In modo prematuro si ripresenta la challenge! Col culo che io mi rifaccio male! Colui che ha dato inizio a tutto questo! Signori! Non è possibile. ZV Jackson, sì, dopo i suoi 10 anni di carriera, un perone rotto. Pallone d'oro. Pallone d'oro. Questo lo dedico ai miei ragazzi. Io sono padre Maronno. No, Luke! No! No! È entrata! L'uomo a cui hanno appioppato la santità. Palo. Più palo e gol. Con le mani sui fianchi. Don Roberto, parte lui! No, torna in scusa, scusa. La finta del Don. Don Roberto, parte lui! È giusto così. Signori, solo per la skill io li lascio. Vabbè, non l'ho fatta apposta. Prego, signori. Signori. Grazie. È ufficiale, oh, grandissimi ragazzi. Grande Cristiano, complimenti. Complimenti Cristiano. Grande Paolone. Mi hai trovato Griga. Sì, assolutamente. Ciao. L'Eurogol pazzesco. Sì. Siete stati. No, vabbè, comunque avete comunque dato spettacolo, questo c'è da dire. Già che ho visto Jackson fare palo gol dopo 8 mesi che non metteva a piede su un campo. Solo perché sono stato benedetto. Ragazzi, benedetto da adesso. Abbiamo Paolone, abbiamo grande gol anche per lui. Direi che abbiamo vinto in un altro modo. Ragazzi, 20 gol. Ragazzi, però avete tirato in di cuore. Ricordiamo anche Jack Saverio. Saverio è Eurogol come da una volta. Abbiamo sì, perché scusami, il gol di Messi Suarez qua. Signori, concesso un gol imbarazzante, però vabbè, il mister che c'era quasi, mister, cosa che ha mandato, mister? Non è andato il piede. Ragazzi, ringraziamo tutta la comunità. Io andate a trovarli, dove li trovate? Genova. Via? Genova San Martino. San Martino. Chiamate il dono, venite dove volete. Perfetto. Organizziamo anche qualcosa. Anche abbiamo number one qua. Certo. Dobbiamo organizzare una bella grigliata o qualcosa. Quando vuoi. Intanto può avere uno zoom su Guarnaccio. In bianco e nero. Guardate Guarnaccio, guardate. In bianco e nero, guardatelo. Guardate. Bravo. Grazie. Hai capito? Prendete col pesto. Ci insegnano a fare il pesto. Mi scuso una cosa, perché stamane non sono riuscito a fermare, non ci ho pensato a portarvi solo la focaccia, ma ci mancherebbe. Venite a mangiare malissimo. Signori, detto questo, un saluto alla comunità della Bugia. Grazie a voi. Don Roberto, puoi urlare alla telecamera, prego. Dominus vobiscum, ciao.